sono molto contento perché finalmente stiamo utilizzando una struttura che era veramente un delitto lasciarla andare come stava andando. Cosa le piacerebbe vedere all'interno dell'abbazia? Mi piacerebbe che ci andassero anche una sezione dei carabinieri, come pare che forse sia, che per il recupero delle opere d'arte. Primo perché mi sembra bello, poi perché quando ci sono i carabinieri è più difficile depauperare tutta la struttura. Assieme ai colleghi, i dirigenti degli uffici periferici della Liguria, anche nel corso della Commissione regionale del patrimonio, abbiamo avuto questa idea di presentare una prima importante tranche di lavori conclusi, in modo da condividere, diciamo, la nostra gioia. Questo vuole essere un momento di condivisione e di partecipazione con la stampa, con le autorità e direi soprattutto con i cittadini, che nella prossima settimana potranno varcare dei portoni che sono rimasti a lungo chiusi, guardare con i loro occhi i lavori che sono stati fatti. Credo che questa sia la migliore forma di trasparenza e di riappropriazione di luoghi che sono di tutti. Certo, poi chiuderemo di nuovo, e speriamo provvisoriamente, i portoni, entreranno le parole maestranze e concluderanno i lavori da tanto tempo attesi dalla città. Effettivamente ci sono ipotesi sul tavolo che però, come dire, travalicano il momento regionale. Noi infatti questa giornata e le giornate che seguiranno le vogliamo dedicare appunto a una festa e anche a un rendiconto di operativo e tecnico. Le decisioni sono allo studio dei vertici del nostro ministero che apriranno un tavolo e quindi individueranno una soluzione che sicuramente però non porterà a una chiusura, ma dovrà avere sempre un momento di valorizzazione e di fruibilità.